Bentrovati, buongiorno. Lunedì 24 settembre 2018, primo giorno della settimana, primo appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, come ogni lunedì per la lettura dei quotidiani oggi in edicola e con uno spazio particolare, come sempre, allo sport. Nella seconda parte andremo a vedere i servizi che riguardano le gare di calcio giocate ieri e anche il trofeo Matteotti di ciclismo, quella di ieri una giornata di sport importante nella nostra regione. Noi apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal centro su tutte le edizioni del centro e anche sul Messaggero, ma anche sui quotidiani nazionali c'è la notizia di quanto accaduto ieri a Lanciano, un fatto gravissimo da Arancia Meccanica, una rapina in un'abitazione di Lanciano dove i malviventi hanno tagliato un orecchio alla donna che era all'interno con il marito. Vedete il titolo: orrore a Lanciano, medico e moglie seviziati in casa da quattro rapinatori spietati. E poi vediamo a centro pagina il calcio di Serie B, perché il Pescara non vuole fermarsi dopo la vittoria con il Foggia. Domani sera si torna allo stadio Adriatico alle 21 per affrontare il Crotone. Vediamo anche le notizie di spalla: Pescara, piante malate, Riviera, via Le Palme, i tagli dal 1° ottobre, poi la vicenda mense, oggi la protesta sotto il comune con pentole e cucchiai. Comunali a Montesilvano, grandi movimenti in vista delle elezioni, si candida anche l'ex capo dei vigili urbani. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro. Ovviamente ritroviamo, ve lo dicevo prima, su tutte le edizioni questa terribile notizia che arriva da Lanciano, poi vedremo all'interno del giornale. Restiamo nella zona frentana, altra triste notizia che arriva da Fossa Cesia: schianto in autostrada, muore una 56enne di Villa Santa Maria a Chieti. Tari, in arrivo 4.500 avvisi di pagamento per i cittadini morosi. E poi la tragedia di Milano: ricorderete la scomparsa di due giovani in un tragico incidente stradale. Parla il papà di Emiliana Colitto, che dice: fiero di una figlia così. Vedete poi a centro pagina lo sport: Vastese gelata nel recupero. Tra l'altro ieri a Vasto c'è stato, prima dell'inizio della gara dello stadio Aragona, un minuto di raccoglimento proprio per ricordare la sfortunata giovane morta nell'incidente stradale di Milano, tra l'altro sorella di un giocatore della formazione biancorossa. Vastese, dicevamo, gelata nel recupero, pareggia per 2-2 con la San Maurese all'Aragona. In eccellenza il Chieti vince a fatica. Vediamo la prima pagina di Teramo del centro: razzismo, l'ASL aperta l'inchiesta, si riaccende il caso Diop. Vedete la notizia di spalla in primo piano. E poi a Spalato i funerali della moglie di Ferrari, morta in Croazia, abitava a Teramo. E poi oggi in provincia, provincia di Teramo, sicurezza del Tordino, sono stati convocati 17 sindaci dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. E poi lo sport in primo piano con il Teramo che va all'assalto della San Benedettese ma non riesce a passare, 0-0 il finale, pari anche per il Giulianova al Fadini. Vediamo la prima pagina di L'Aquila Avezzano Sulmona del centro: la cronaca giudiziaria in primo piano di spalla, elicottero precipitato sul Gran Sasso, udienza con sei indagati il 28 novembre. E poi Sulmona riapre dopo 4 mesi il cinema Pacifico, si tenta il rilancio. E poi Avezzano, dubbi sulla delibera CAM, compenso a Mazzocchi, atti a Cantone e al prefetto. Vediamo a centro pagina lo sport con la prima gara stagionale dell'Aquila in prima categoria, debutto da dimenticare per i rossoblù battuti dal Pizzoli. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Messaggero e vedete questa foto davvero terrificante con il chirurgo lancianese ricoverato all'ospedale di Lanciano, ridotto, massacrato di botte dai rapinatori. Coppia massacrata in villa, vedete, notte da Arancia Meccanica a Lanciano per il chirurgo, noto chirurgo professionista lancianese Carlo Martelli, e la moglie, alla quale è stato mozzato un orecchio. Cercavano la cassa
cassaforte, hanno prelevato soldi con il bancomat. Sono in corso ovviamente le indagini su questo terribile fatto di cronaca. Vediamo poi un altro titolo, terrore senza fine, anche un dito amputato tra i precedenti, sempre a Lanciano. E poi schianto nella notte in autostrada, morta una donna di 56 anni sull'autostrada, la donna è di Villa Santa Maria. E vedete poi in basso, in aula, mense area di risulta, torna il Consiglio Comunale a Pescara, ci saranno argomenti spinosi all'ordine del giorno, due in particolare, la questione mense e poi quella delle aree di risulta. Vediamo in alto i richiami di sport, partiamo dal ciclismo, il trofeo Matteotti con il trionfo di Ballerini che dopo aver vinto sabato il Memorial Pantani, ieri abbissato con il successo alla 71esima edizione del trofeo Matteotti. E poi il calcio di Serie C, il Diavolo gioca ma non fa gol con la San Benedettese, finisce 0-0 per il Teramo, primo punto in campionato. Serie B, il Pescara vola in classifica, la gioia del patron Sebastiani. E poi si parla di elezioni nel pezzo di prima pagina del lunedì, Fratelli d'Italia tra competitor sulla strada di Lamorgia. Dunque questa è la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, tra poco torneremo a parlare in maniera ampia e diffusa della cronaca regionale, vediamo però i titoli dei quotidiani nazionali, le prime pagine, il Corriere della Sera, scontro su Ponte e migranti, la Lega basta tergiversare su Genova, attenzioni sul decreto sicurezza. E poi vi dicevo che quanto accaduto a Lanciano l'altra notte ha avuto una rilevanza nazionale, perché tutti i quotidiani oggi in edicola, a partire proprio come vedete dal Corriere della Sera, parlano di questo terribile fatto accaduto a Lanciano, noi prigionieri dei rapinatori, i pugni, le foto e l'orecchio tagliato. Vedete poi più a centro pagina questa storia, messaggio per gli 80 anni dalla nascita, si erano lasciati nel 63 le parole di Alan per Romy, l'amore al di là del tempo. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, reddito in deficit, pace fiscale, minima e manette agli evasori. Andiamo più in basso per vedere un altro titolo che riguarda il primo piano, partiti alla frutta, secondo il Fatto Quotidiano, tra Fico e Meloni, poca speranza, si parla dei 5 Stelle, di Fratelli d'Italia e del centro-sinistra con questo gioco di nomi in riferimento proprio ai partiti di appartenenza del Presidente della Camera Fico, della Meloni e di Speranza. Siamo a Repubblica, manovra verso la resa dei conti, Tria resiste sul deficit all'1,6%. E poi il caso, Berlusconi corre alle europee per salvare ciò che resta di Fratelli d'Italia. E come sul Corriere della Sera, anche su Repubblica, si parla di quanto accaduto a Lanciano, rapina shock in villa, notte di terrore per una coppia, tagliato l'orecchio alla moglie. Qui si parla di Chieti, ma ovviamente siamo a Lanciano. Proseguiamo con Libero, Grillini peggio dei comunisti, lo sfogo di Berlusconi, il ritorno di Silvio, l'ignoranza, l'incompetenza e l'aspirazione all'odio sociale di 5 Stelle sono più pericolose della sinistra, Di Maio è nemico della libertà, mi ricandido alle europee, questo il succo dell'intervista di Silvio Berlusconi a Libero. Siamo al Messaggero, la pagina nazionale, manovra il caso tagli alla sanità. E poi vedete anche sul Messaggero ovviamente c'è la notizia della notte di terrore a Lanciano in Abruzzo e allarme bande. E poi vediamo più di spalla altre due notizie, la prima riguarda la politica, il meeting di Fiuggi, Berlusconi mi candido alle europee, ma l'ala sovranista guarda al carroccio. E poi decreto sicurezza, tensione Lega Movimento 5 Stelle, dubbi del Quirinale. Vediamo anche il quotidiano La Verità, in alto Vaticano senza trasparenza, Bergoglio segreta l'intesa con la Cina perché in realtà è una resa al regime, scrive La Verità. E poi
Vediamo a centro pagina un altro articolo che riguarda l'Unione Europea. L'Unione Europea ci spia, Juncker prepara il suo grande fratello. E poi il giornale Berlusconi torna in campo, lo titola anche il quotidiano proprio di proprietà della famiglia Berlusconi. E poi anche sul quotidiano milanese ritroviamo la notizia che arriva da Lanciano, legati e seviziati, caccia alla banda dell'Est. Siamo al Sole 24 Ore, si parla di pensioni in primo piano sul quotidiano economico, con le pensioni a quota 100, un salvagente nelle crisi e poi sconto fiscale per rilanciare i negozi. Vedete il titolo più in basso. Siamo alla Stampa di Torino, si parla del ponte del viadotto di Genova. Sul nuovo ponte il governo sfida l'Europa, nessun bando pubblico. E poi l'inchiesta del quotidiano torinese La Stampa, addio al pesce italiano, l'80% arriva dall'estero. Vediamo anche un altro quotidiano della, in questa prima parte che riguarda l'edicola nazionale, Il Tempo, mi consenta, Berlusconi Show, mi candido alle elezioni europee per salvare il paese che amo. Vediamo anche Il Mattino di Napoli. Migranti, arriva la stretta, dubbi del Colle sul decreto. E poi rapina shock in una villa per trovare la cassaforte, mi hanno tagliato l'orecchio, la testimonianza dei coniugi Martelli, la rapina shock di Lanciano. E poi Il Secolo d'Italia, il partito sovranista, Giorgia Meloni, l'Italia ha bisogno di un grande partito, dice il leader di Fratelli d'Italia. E poi in basso, Meloni, appello a Foa, fiction sulla grande guerra, l'appello del presidente di Fratelli d'Italia al neo presidente della RAI. Poi Berlusconi è in campo, europee, mi candiderò. E poi violenza cieca anche sul quotidiano che vedete inquadrato in prima pagina, si parla della rapina in villa a Lanciano, la prima pagina del Secolo d'Italia. Il Secolo XIX invece, il quotidiano genovese, ponte, il governo sfida l'Europa su concessioni e stop alle gare. E poi a Genova il Salone Nautico, weekend da 100.000 visitatori, il Nautico si allunga, la prima, il primo vero evento a Genova dopo la tragedia del viadotto crollato. E poi anche sul quotidiano genovese, irruzione in villa a Lanciano, le tagliano il lobo durante la rapina. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani nazionali, torniamo al centro, partiamo da pagina 2, da oggi il pesce fresco torna sulla tavola, col diretto avviso ai consumatori, guardate l'etichetta, se il numero è 18 vuol dire che la provenienza è l'Adriatico. Dunque, terminato il fermo biologico, si torna a mangiare pesce delle nostre parti anche in Abruzzo. La politica abruzzese in primo piano, Forza Italia e Lega subito i nomi veri, gli alleati mettono alle strette Fratelli d'Italia, abbocciate le proposte finora trapelate, tranne Petri, oggi comitato regionale azzurro. E Berlusconi riapre le porte alle civiche con tanti sindaci, vedete l'articolo a centro pagina, a fondo pagina, e il PD non crede al sondaggio shock di Sabatino, che è il segretario regionale, il neo segretario regionale del Partito Democratico. A Teramo ci davano per sconfitti, invece è stato un trionfo. Vedete queste intenzioni di voto che riguardano l'Abruzzo, il sondaggio Tecne che è stato commissionato da Forza Italia nella nostra regione, vedete proprio secondo questo sondaggio le intenzioni di voto nella nostra regione: Forza Italia 13,5%, Lega 23,5%, Fratelli d'Italia 4,3%, UDC 2%, con il centrodestra che in totale arriva al 43,3%, poi Movimento 5 Stelle 38,6%, centrosinistra 18,1%, incerti o astenuti che sono la maggioranza 44,1%. Lasciamo le pagine di cronaca nazionale che abbiamo già visto con i vari argomenti nelle prime dei quotidiani oggi in edicola, siamo alle cronache dalle province, partiamo come sempre da Pescara, come cambia la città via le palme malate della Riviera, i tagli iniziano dal 1° ottobre.
Andiamo alla prossima pagina, un'altra domenica di mare, ma oggi arriva il freddo perché arriverà la prima vera perturbazione autunnale con temperature che crolleranno anche di 10-12 gradi. Parliamo di sanità, nonno ascoltami, boom di visite per l'udito, ieri in Piazza Salotto gli screening gratuiti con 50 medici coordinati da Caporale con eventi anche per i più piccoli. Vi avevamo proposto tra l'altro nel giornale dell'altro giorno proprio il servizio sull'iniziativa nonno ascoltami. Siamo ancora alla pagina di Pescara, mense, la soluzione slitta, oggi la protesta in comune, la terza ditta in graduatoria incontrata ieri ha preso tempo fino a mercoledì, ma i genitori insistono, tempo pieno dal 1 ottobre, il caso diventa politico e mercatino etnico, oggi la ripresa dei lavori e della protesta nelle zone delle aree di risulta. Addio a Travaglini, il DJ che riempiva l'Onipot, oggi si terrà il funerale. Poi è morta la professoressa Mastrangelo, ex titolare delle palestre Meeting e Bodyline, insegnava alla scuola Montale. Andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano Il Centro, partiamo dall'alto, l'Avis diffidate degli appelli sui social, dice l'associazione che si occupa della donazione di sangue. E poi botte, insulti ai poliziotti, ora dovrà risarcire, il fatto avvenne davanti allo stabilimento Jumbo nell'estate del 2012. E poi Orti d'Oro, al via le domande di assegnazione per pensionati dai 60 agli 85 anni. E poi la denuncia della CGIL, le licenziate 4 cuoche della Paolo VI. In basso si parla di scienza, il progetto della FATER, un algoritmo per ridurre l'inquinamento. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda le elezioni amministrative, in questo caso soprattutto a Montesilvano, perché si moltiplicano le liste civiche, sarà battaglia come nel 2014, Montesilvano 5 anni fa ne vennero presentate 9 su 15. Ecco chi sono i protagonisti principali, i Liberal PD puntano sui giovani, Fratelli d'Italia alla Lega dice superare i fraintendimenti con Aurelio Cilli. E vedete alcuni dei possibili probabili candidati, l'ex sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, l'ex comandante della Polizia Municipale di Montesilvano Sergio Agostinone, Giuseppe Tini, presidente di Unitre, e l'esponente politico montesilvanese di centrodestra Carlo Tereo dell'Underset. Tutti al mare, ma i lidi sono chiusi, siamo a Francavilla. Raffaele Damario, un peccato per la città, colpa dei balneatori. E in basso Montesilvano, addio all'Achert, lascia un lavoro colossale. Vediamo la pagina di Chieti, del Centro, è ovviamente in primo piano, primissimo piano, la rapina sciocca a Lanciano, i banditi le tagliano l'orecchio, il medico Martelli e la moglie seviziati da 4 malviventi, volevano ammazzarci. Questa è la terribile testimonianza dei coniugi Martelli. La reazione all'orrore, lo Stato faccia qualcosa, così non siamo tranquilli. Alfredo, il fratello del medico, arancia meccanica, a confronto è uno scherzo. Il sindaco di Lanciano Pupillo, violenza brutale. Il ministro Salvini dice arresteremo i colpevoli. E poi i precedenti, 6 mesi fa un dito mozzato ad un commerciante. In basso altre 2 notizie di cronaca, la prima che arriva da Fossacesi, a schianto sull'autostrada, muore 56enne di Villa Santa Maria, e poi San Martino, picchiati 2 vigili, denunciato l'aggressore degli agenti di Pescara, ne aveva già insultato un altro. Siamo all'Aquila, omicidio colposo plurimo, elicottero caduto sul Gran Sasso, udienza per 6 indagati. E poi l'Aquila, strada statale 80, schianto nella rotatoria di plastica, secondo incidente in 2 giorni, motociclista finisce in ospedale. E in basso questa storia commovente, Maria bacia la foto del fratello fucilato, dalla Sicilia all'Aquila, la sorella di Carmine Mancini, uno dei 9 martiri ucciso 75 anni fa dai nazifascisti. Siamo alla pagina della provincia dell'Aquila, partiamo da Sulmona, il cinema Pacifico riapre dopo 4 mesi e tenta il rilancio, i nuovi gestori vogliono recuperare il pubblico. E poi Avezzano, si schiantano con l'auto rubata, Avezzano denunciato un marocchino.
In basso, andiamo prima a Castel di Sangro e poi a Prato La Peligna. Castel di Sangro, l'UGL no alla chiusura della sede INPS. A Prato La Peligna, ecologisti contro le discariche abusive. Siamo alla pagina di Teramo. Del centro si riaccende il caso Diop, presunto razzismo alla ASL. La procura apre un'inchiesta, fascicolo sulla denuncia del senegalese contro un impiegato del distretto sanitario di Giulianova. Andiamo in basso, oggi l'addio alla moglie dell'avvocato Ferrari a Spalato, in Croazia, i funerali di Tania Sojka, rimasta vittima di un incidente stradale in un'isola croata. Proseguiamo, siamo alla pagina della provincia di Teramo, Tordino in sicurezza, oggi in provincia convocati 17 sindaci dal presidente Renzo Di Sabatino. Mosciano Sant'Angelo, ridotta la frequenza della consegna della posta. E poi Civitella del Tronto, Favale, inaugurato il nuovo campo, l'impianto sportivo è stato intitolato all'ex giocatore Gabriellino Cosenza. E in basso, ottantenne regala due abbonamenti di calcio ai disoccupati, due abbonamenti per seguire la squadra del Giulianova. Siamo arrivati allo sport, ma dobbiamo attendere prima di parlare di sport. Andiamo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero, primo piano per l'Arancia Meccanica a Lanciano, coppia rapinata in villa, lei tagliano l'orecchio, cercavano una cassaforte inesistente, lui massacrato per farsi dare il bancomat. Fortunatamente illeso il figlio disabile del medico Carlo Martelli e della moglie Niva. Siamo alla pagina di Pescara, area di risulta mense e mercatino, prova del fuoco in consiglio, approda questa mattina in aula la riqualificazione dei 13 ettari in centro, ma tiene banco la protesta di cuoche e alunni. E poi fermo pesca finito, le barche hanno salpato nella notte, torna il pesce fresco sulle nostre tavole, il mare d'autunno che è pienone in spiaggia, supplemento di stagione anche a Pescara, in attesa però dell'arrivo del freddo, comunque di temperature più basse. Siamo all'Aquila, giovani studenti ripuliscono le zone deturpate dai rifiuti. E poi il medico legale, stressanti turni al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano. E poi l'allarme che arriva dall'Aquila, ancora droga fuori dalle scuole, un altro arresto. Infine la commemorazione dei nove martiri aquilani, l'anniversario, abbiamo visto anche dal centro la notizia con questo ricordo di questa donna che è venuta a salutare, a ricordare il parente scomparso. Siamo a Chieti, si schianta contro il guardrail e muore sulla A14 la vittima è Maria Consiglia, impicciatore 56 anni di Villa Santa Maria, tornava da una serata in discoteca. Parliamo di sanità. Atti sul nuovo ospedale esposto di cittadinanza attiva alla procura. Il project financing nel mirino, nella denuncia si ipotizza un'omissione della regione. Siamo alla pagina di Teramo del Messaggero, revocare le ordinanze per alloggi di categoria B. Scatta l'appello al sindaco di Berardo del sindacato Inquilini Casa e Territorio. E poi a Giulianova, forse un malore la causa dello schianto fatale col SUV con la scomparsa di Tania Sojka Ferrari, moglie del noto avvocato Marco Maria Ferrari. Abbiamo visto anche prima funerali che si terranno in Croazia. Giro d'Italia, parliamo di ciclismo, ne parleremo tra poco per vedere quello che è accaduto ieri al trofeo Matteotti di Pescara. Intanto una tappa del prossimo Giro d'Italia del 2019 potrebbe partire da Tortoreto. E poi la storia che arriva dall'alta montagna, dalla località Ceppo, siamo sempre in provincia di Teramo, raccoglie i funghi e si perde, salvato dai carabinieri. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo aprire la pagina sportiva, oggi molto ampia come ogni lunedì, andando per ordine, prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo stappa la Juve, segna dopo 81 minuti a Frosinone e Bernardeschi, poi chiude i giochi, bianconeri vincono per 2-0 in terra ciociara, fa festa la Juve, non altrettanto si può dire per il Milan, terzo gol consecutivo per Higuain, ma non basta, l'Atalanta rimonta due volte, rossoneri beffati al 91esimo. Vediamo anche il Corriere dello Sport, la Roma bruciata, giallorossi perdono a Bologna, a rischio a questo punto anche la panchina di Francesco.
E vedete poi la pettinata di Ronaldo, l'entusiasmo, la gioia di Ronaldo e di Bernardeschi dopo la vittoria della Juventus a Frosinone. Vediamo con questo specchietto, grazie al Corriere dello Sport, i risultati della giornata di ieri in Serie A. Quinto turno di andata, Bologna-Roma 2-0, Chievo-Udinese 0-2, Fiorentina-Spal 3-0, Frosinone-Juventus 0-2, Lazio-Genova 4-1, Milan-Atalanta 2-2, Parma-Cagliari 2-0, Sampdoria-Inter 0-1, Sassuolo-Empoli 3-1, Torino-Napoli 1-3, in testa la Juventus con 15 punti, Napoli 12, Fiorentina-Sassuolo 10, questo per le prime posizioni. Vediamo infine tutto sport, implacabili, questo è il titolo dedicato dal quotidiano torinese alla Juventus, una prova non brillantissima ma che è bastata per espugnare il campo del Frosinone. Poi in alto altri due titoli, questo Super Napoli insigne il suo profeta con la vittoria dei Granata in casa del Torino. Toro, mai più figure così. Mazzarri, voglio capire perché è accaduto tutto questo. E noi siamo al centro per vedere la prima pagina che riguarda lo sport. Pillon cambia per accelerare e pescare sulle ali dell'entusiasmo a caccia della seconda vittoria di fila. Domani con il Crotone, si giocherà alle 21 allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia per il Pescara, la seconda gara consecutiva a casalinga dopo quella di sabato scorso con il Foggia. Vediamo anche il richiamo dell'articolo dedicato al Teramo. Teramo ci prova ma va in bianco contro la San Benedettese, finisce 0-0. Vediamo le pagine che riguardano la Serie A. Zampata di Ronaldo fa crollare il bunker del Frosinone, e Juventus che passa per 2-0 in casa dei Ciociari. Poi netta vittoria della Lazio, 4-1 col Genova, l'Udinese fa il colpo, il Chievo resta a meno 1, friulani che passano per 2-0 in terra veronese. E poi il Milan si fa raggiungere due volte dall'Atalanta, 2-2 il finale a San Siro tra Milan e Atalanta. Torino-Napoli 1-3, Ancelotti fa turnover e continua a vincere. Basta figuracci, ora cambio la Roma, giallorossi in crisi, perdono per 2-0 a Bologna, Di Francesco tuona e ordina il ritiro. Pallotta, il patron giallorosso, molto pesante dopo la sconfitta di ieri, dice sono disgustato. E Inter, che nell'anticipo aveva vinto a Genova per 1-0 con la Sampdoria, è sempre più targata Brozovic. Pescara, siamo alla Serie B, ora Pillon punta Zeman. Se il Delfino dovesse battere il Crotone sarebbe il miglior avvio degli ultimi 19 tornei di Serie B. Domani sera all'Adriatico alle 21 ci sarà il Crotone, gara di cartello. Ma torniamo ai numeri, 7 anni fa il Boemo iniziò con 3 successi e 2 KO, nel 78 con Antonio Valentino Ancelillo e nel 91 con Galeone le partenze super con i calabresi. Pillon dovrebbe lasciare spazio a Campagnaro, Macin e Antonucci. E vediamo invece quello che accade in casa Crotone, perché l'ex Benali guida la carica degli ex nel Crotone di Stroppa, allenatore del Pescara nel 2012. Ci sono anche Martella, che è un pinetese doc, e Stojan, che all'inizio della sua avventura in Italia, giocatore romeno, ha vestito e indossato la casacca del Pescara. E nel posticipo giocato ieri al Leganeo di Padova, 1-1 tra Padova e Cremonese, in vantaggio i padroni di casa al 25esimo con Clemenza, i Lombardi hanno trovato il pareggio nella ripresa al 37esimo con il difensore Clayton. Allora possiamo fermarci per qualche attimo con lo sport e dunque con la prima parte di Mattino 6, tra poco torneremo in studio per parlare ancora diffusamente di sport. Eccoci di nuovo in studio, siamo alla prima pagina dello sport del Messaggero. Il Pescara vola, gioia Sebastiani, questa è una squadra quadrata che ha trovato un suo equilibrio, ha detto il patron, soddisfatto del rendimento della squadra nelle prime giornate. Brugman al centro del gioco più che mezzala, dunque dovrebbe tornare a giocare come metodista il giocatore uruguaiano. Vediamo in basso una notizia prima di parlare di Serie C che riguarda la prima categoria, l'Aquila che stecca clamorosamente il debutto, KO col Pizzoli. L'incontro è stato equilibrato con i rossoblù più vivaci nella ripresa, alla ricerca del pari che però non è arrivato. La
rete della vittoria è stata realizzata da Piri per il Pizzoli. Gara si è giocata al Gran Sasso d'Italia, ma con il Pizzoli padrone di casa. Gran pubblico all'Aquila rispetto almeno alle gare dello scorso anno, perché c'erano oltre 1500 spettatori nell'impianto aquilano. Siamo alla pagina che riguarda la Serie C, il Teramo. Teramo e la Samba non si fanno male, 0-0 il finale, un punto per iniziare il cammino, ma per il gioco e i gol c'è ancora da attendere. Vediamo anche il centro come commenta questa gara, 0-0 tra Teramo e San Benedettese. Il Teramo ci prova ma non trova il gol, attacca a lungo la Samba e crea più occasioni, anche se in entrambi i tempi accusa un calo. Gran pubblico al Bonolis, oltre 3.000 spettatori. Vediamo anche le gare, i risultati delle altre partite. Albino Leffe Pordenone 1-2, Ferroalpi Salò Fermana 0-0, Gian Erminio Imolese 1-2, Ravenna Sud Tirol 0-1, Renate Vicenza 1-1, Virtus Verona Monza 1-1 e Vispesa Rogubbio 1-1. 91esimo, Zichella dice: sono contento, alla fine il pari è giusto. Non la pensa così il patron Campitelli, che pensava e pregustava la prima vittoria della stagione. Noi andiamo ad ascoltare proprio le impressioni del patron biancorosso al 91esimo. Potevamo sicuramente segnare, o con un pizzico di fortuna, o con un rimballo, qualsiasi cosa. Gli attaccanti si sono impegnati fino alla fine, quindi non è che una squadra è fatta da difensori, centrocampisti attaccati. Una squadra però è quella del Teramo che ha giocato un po' troppo affiammata, intermittenza, concorda con questo? No. Io concordo che il Teramo ha fatto una gran partita contro, credo, una squadra che ne parleremo alla fine, perché credo che la San Benedettese sia una squadra innanzitutto strutturata. Se noi andavamo a vedere i loro calciatori dietro, erano persone alte quasi 2 metri, quindi non è facile poi, e non si sono neppure troppo scoperti. Sicuramente un pizzico di fortuna, un lampo di una punta ci poteva dare qualcosa, sicuramente, ma se poi andiamo a vedere le punte che avevano la San Benedettese il primo tempo, Stanco e altri, se dobbiamo poi paragonarci prezzo e qualità, dobbiamo dire che i nostri hanno fatto anche meglio di loro, quindi io sono contento molto per la prestazione. Un punto dopo due partite è poco? È assai. Un punto dopo, è assai? È molto perché abbiamo giocato, credo, con le due squadre più importanti di questo campionato. Ecco, la sorpresa, la scelta di Fiordaliso per Ventola? No. Noi abbiamo 25 titolari e l'allenatore sceglie a seconda l'esigenza di quello che ha bisogno. Oggi su quella fascia c'era Stanco, che è alto quasi 1,90, e sicuramente Ventola avrebbe sofferto molto di più. C'è Fiordaliso che ha fatto vedere il suo valore, un 99, bravissimo. Quindi parlato di fortuna, forse il Teramo ha avuto un po' su quell'azione da rigore su Bove? Io, come ho detto a loro, se poi ci inventiamo pure i rigori, no, il secondo, ma io penso che il primo tempo forse dovevano espellere un giocatore che ha fatto solo ostruzionismo e ha dato qualche calcetto in più, un giocatore che, ripeto, forte, però siccome oggi non pensava a giocare, forse a fare quei falli inutili, credo che la partita, lo 0-0 ci sta, la San Benedettese sicuramente l'ha meritato, ma ai punti il Teramo era la squadra che oggi doveva vincere. Parliamo di Serie D, Vastese beffa nel finale, la Samorese fa 2-2 subito in svantaggio, poi Leonetti e Stivaletta illudono i biancorossi nel finale al 93esimo, il gol di Merciari per i romagnoli per il 2-2 finale. Vediamo anche sul centro, ecco qui la pagina, l'articolo dedicato a Vastese Samorese. Vastese ingenua e confusa, Merciari la gera nel recupero, Palladini deluso al 91esimo, servono maggiore impegno e umiltà. E noi andiamo a vedere dunque la gara giocata allo stadio Aragona di Vasto con questo pareggio tra Vastese e Samorese.
Dopo la sconfitta all'esordio patita a Matelica, i biancorossi impattano per 2-2 all'Aragona con la San Maurese, regalando ai tifosi una prima casalinga con poche luci. Successo rimandato per i ragazzi di Ottavio Palladini, che hanno offerto una prova opaca, costruendo poco e dimostrando di essere ancora lontani dalla migliore condizione. Rammarico per il gol ospite arrivato al 93esimo, dopo che Stivaletta era riuscito quasi allo scadere a trovare la rete del 2-1. Si parte con un minuto di raccoglimento in ricordo della sorella del giocatore biancorosso Pierluigi Colitto, scomparsa tragicamente in un incidente stradale accaduto a Milano. Il tecnico di casa schiera la sua squadra con il 4-3-3, con Leonetti, Fiore e Pagliari a cercare di far breccia nella difesa ospite. Al quinto, doppia occasione locale con Ridolfi e Napolano, che arrivano ad un soffio dal vantaggio, ma con Baldassarri decisivo. Inizio arrembante per i padroni di casa, visto che al settimo Napolano cerca il gol della domenica, mettendo però a lato, imitato qualche attimo dopo dal giocatore ospite Enrico, che trova la risposta in calcio d'angolo di Morelli. Gara subito godibile, giocata su buoni ritmi nonostante il gran caldo. Al decimo si rivede la formazione ospite con Bonandi, che dal limite mette la sfera di poco fuori. È però il preludio al vantaggio romagnolo, che arriva all'undicesimo con Zuppardo, che approfitta di un pallone perso da Ridolfi sulla tre quarti, mettendo così alle spalle di Morelli per l'1-0 della formazione ospite. Gara in salita dopo un promettente avvio per i locali in campo in maglia rossa. La squadra del presidente Franco Bolami preme, ma allo stesso tempo deve stare attenta a non scoprirsi. Al 23esimo ancora San Maurese, sempre pericolosa con Zuppardo, che questa volta però incorna sopra la traversa. La pressione abruzzese a sprazzi, ma anche confusa, e che comunque porta al 32esimo al pareggio grazie a Leonetti, che fa tutto da solo in area ospite, mettendo alle spalle di Baldassarri per l'1-1. Il pareggio rinvigorisce Fiore e compagni, che continuano a premere a testa bassa, senza però riuscire a trovare il gol del vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa si ricomincia con Stivaletta in campo al posto di Ridolfi. I vastesi partono a testa bassa, senza però riuscire a trovare vere e proprie azioni da rete, e con la San Maurese che non corre mai veri pericoli. A metà ripresa Palladini manda in campo Giampaolo per Napolano, con le emozioni vere e grandi assenti in questo secondo tempo. Palladini gioca anche la carta Sciba per Fiore, ma in campo accade poco o nulla, con qualche fischio dagli spalti all'indirizzo della vastese. Gli ultimi minuti di gara regalano però una doppia svolta. Al 42esimo Pagliari trova infatti la risposta di Baldassarri, che poco dopo però incappa in una clamorosa papera su un tiro innocuo di Stivaletta, con il pallone che passa sotto le gambe dell'estremo romagnolo e finisce in rete, facendo esplodere la gioia dei 700 presenti sugli spalti. Il gol del 2-1 è come una liberazione, ma dopo un'occasione ancora per Stivaletta, al 48esimo Merciari si inventa il gol della domenica, realizzando la rete del 2-2 che fa calare il gelo sull'Aragona. Questo è il servizio sul pari tra Vastese e San Maurese. Noi invece parliamo del Notaresco, che ha iniziato il campionato come meglio non poteva dopo la vittoria di Castelfidardo. I ragazzi del presidente Di Giovanni fanno il bis, Recanatese al tappeto. Notaresco dunque primo in classifica a punteggio pieno. Il servizio di Ania Cantagalli. Seconda vittoria consecutiva per il Notaresco, che dopo Castelfidardo ha la meglio anche della più quotata Recanatese, mai in realtà in partita nel 2-1 finale per il rossoblù. La squadra di Cudini preme subito sull'acceleratore, mettendo alle corde una Recanatese che per tutta la gara avrà un ritmo molto compassato. I rossoblù fanno invece della gioventù e della rapidità di manovra le armi più letali, con Candellori che di un soffio dopo 2 minuti non trova il vantaggio. I padroni di casa però pungono dopo 3 minuti, quando l'immarcabile Liguori è bravo a far partire un mancino che beffa sul primo palo Sprecacè. Il Notaresco non si ferma qui, all'ottavo è ancora Liguori a propiziare l'iniziativa di Moretti, che però non trova nessuna centroarea. Un minuto più tardi è ancora il 18enne esterno a rendersi pericoloso, con Moretti che però non inquadra la porta. La Recanatese fa estrema fatica a costruire qualcosa di interessante e così è ancora Notaresco e ancora Liguori, ma al 19esimo sono traversa e sfortuna a negare il raddoppio rossoblù. L'unica vera occasione per la formazione di Alessandrini sarà quella del 21esimo, quando Mataloni fa partire un cross che Pera è bravo ad agganciare ma non a mettere alle spalle di Monti. Poi i marchigiani spariscono di nuovo dal campo ed il Notaresco torna a costruire palle gol. Moretti ha una doppia occasione, prima al 23esimo e poi al 39esimo, trovando però in entrambi i casi l'estremo difensore giallorosso pronto a neutralizzare.
Dopo la mezz'ora i ritmi calano, ma il Nottaresco, prima di rientrare negli spogliatoi, trova il meritato doppio vantaggio, grazie ad un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano in area di Borrelli sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dal dischetto Santiago Minella è glaciale nel trasformare per i rossoblù. Alessandrini opera subito un triplo cambio all'inizio ripresa, mandando in campo Palmieri, Gabbacorta e Niccolò Monti al posto di Sivilla, Dodi e Mataloni. Lo stesso Palmieri dopo 5 minuti prova a far male al Monti, ma il tentativo finisce sull'esterno della rete. Il Nottaresco torna a farsi vedere dopo 2 minuti, quando Liguori pesca in area a bontà, ma il colpo di testa è troppo debole centrale, favorendo di fatto Sprecacè. Le incursioni sporadiche della Recanatese portano Palmieri dagli sviluppi di un angolo ad avere una doppia occasione al 20°, ma Monte risponde presente sul doppio tentativo dell'attaccante. Con i padroni di casa in 10 per l'infortunio di La Barba, Borrelli prova il gol direttamente da calcio d'angolo, ma Monti si fa trovare ancora una volta pronto. Lunardini abbandona il campo anzitempo a 6 minuti dal termine, quando rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in 10 uomini. Il Nottaresco pare in controllo del match, ma per praticamente lo scadere trova un gol che dà solo l'illusione di poter riaprire la contesa, perché il forcing degli ospiti nel finale è molto blando. Per la Recanatese dunque un inizio di campionato da dimenticare dopo il pari contro la Jesina. Il Nottaresco dal canto proprio si gode invece il meritato secondo successo consecutivo e la classifica a punteggio pieno. Si lecca le ferite l'Avezzano, che dopo la sconfitta a domicilio con il Cesena perde anche a Monte San Giusto con il Monte Giorgio, 3-2 il finale. Avezzano si butta via 2 volte avanti, poi cade col Monte Giorgio. Vediamo anche sul Messaggero proprio il titolo che riguarda Avezzano. Avezzano beffato, altra sconfitta, la squadra di Giampaolo non capitalizza il doppio vantaggio. Vediamo dunque il servizio realizzato in terra marchigiana dal nostro Stefano Recanati. Sul sintetico di Monte San Giusto, un Avezzano da 2 volte cede l'intera posta in palio al Monte Giorgio e resta ancora a meno 3 in classifica. Esordio non proprio casalingo per il Monte Giorgio, che per almeno fino a gennaio giocherà sul sintetico di Monte San Giusto. Squalificato Mister Pacif, autore della promozione dall'eccellenza marchigiana, in panchina va il vice del Gato. Per i marchigiani confermato il 3-5-2 con De Lucia a guidare la difesa, Mariani a rifinire palloni importanti per il duo Sbarbati e Regolanti. Tutti a disposizione per Mister Giampaolo, che ripropone la stessa formazione di 7 giorni fa che ha messo in difficoltà il Cesena, affidando la regia a Bisegna con Deramo, Cerone e Pellecchi a rifinire per l'unica punta Dos Santos, Fischi, Signore e Molinaroli di Piacenza. All'ottavo si fa vedere l'Avezzano, ma la difesa rossoblu chiude bene su Cerone. Un minuto più tardi è in Monte Giorgio ad avere l'occasione, ma il numero 11 Regolanti cerca la sfera su assist di Marchionni. L'Avezzano prende fiducia e si rivede al 12°. Interessante l'assist di Sergione, ma nessuno all'interno dell'area riesce a raccogliere. Continua a premere sull'acceleratore la squadra e al 18° va vicino al vantaggio con Dos Santos, che raccoglie un traversone di Pellecchi a cui risponde presente con un bellissimo intervento il numero 1 di casa Perfetti. Il Monte Giorgio non ci sta e al 23° si fa vedere con Mariani, ma il suo tiro dalla distanza si spegne di poco alla sinistra di Fanti. Alla mezz'ora esatta è la squadra di casa ad affacciarsi in avanti e lo fa con Del Moro, che sradica palla a Besana e serve Sbarbati, il suo tiro rimpallato dalla difesa. Ma è la squadra marsicana, da grande squadra qual è, si accende e Pellecchi con un gran sinistro trafigge l'incrocio colpevole Perfetti. Passano solo 2 minuti e Molinaroli di Piacenza segna il rigore per la squadra di casa per un fallo di Sergione su Marchionni. Dal dischetto Sbarbati sigla il gol del pareggio. L'Avezzano non ci sta e al 45° torna in vantaggio con il fantasista Cerone, abile a raccogliere in mezzo all'area di rigore l'assist di Bisegna dopo il break in mezzo al campo di Schirone. Subito forte l'inizio di ripresa per la squadra biancoverde, che prova a calare il tris, ma è bravo l'estremo di casa Perfetti ad alzare in angolo al terzo. Vicinissimo al pareggio la squadra di casa con Omiccioli, che dalla distanza carica il sinistro, che complice la deviazione di Fanti si stampa sulla traversa. Sul tapine clamoroso l'errore di Regolanti, ma il giocatore di casa era in fuorigioco. Doppio cambio per la squadra di casa con Mister Paci, che richiama in panchina Marchionni e Del Moro per Albanesi e tira bassi. Doppia occasione per il rossoblù al 13°. Prima è Regolanti che dalla distanza colpisce il palo e sul tiro successivo è Fanti a evitare il pari della squadra di casa su Sbarbati. La pressione della squadra di casa viene premiata al minuto 22, quando il numero 9 Sbarbati sul filo del fuorigioco riesce a bucare le maglie della difesa marsicana e batte l'incolpevole Fanti. Alla mezz'ora Giampaolo ridisegna la squadra e butta nella mischia De Rocis, Bianciardi e Alessandro, per Deramo, Cerone e Bisegna.
Insegna. Al 36esimo è incredibile l'occasione divorata da Sbarbati, che scatta ancora sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Fanti sbaglia incredibilmente, ma è il preludio al gol che arriva al minuto 39 con De Lucia, che raccoglie una palla vagante da calcio d'angolo e trafigge il numero 1 marsicano. Da qui in poi nessuna azione da registrare con la squadra di casa, che vince la sua storica prima partita in Serie D e si candida a non essere una comparsa in questo campionato, per quanto visto quest'oggi. Di contro un Avezzano lontano dalla squadra che era lo scorso anno e che già dal turno infrasettimanale con il Castelfidardo ha bisogno di fare punti. E il Pineto si riscatta grazie alle reti di Villanova e Pomante. I biancocelesti di Amavolo stendono il Matelica con il più classico dei risultati, 2-0, il servizio di Roberta Di Sante. Il Pineto è chiamato a riscattare lo scivolone di Francavilla di fronte al pubblico amico del Mariani Pavone per la prima casalinga, di fronte a un Matelica che riporta alla mente la finale playoff dello scorso anno. 4-3-3 per Amaulo, costretto a rinunciare agli acciaccati Sieno, Farias e Tomassini, spazio a Mazzei in difesa, mentre Massa e Villanova compongono il tridente con Pedalino terminale offensivo. Il nuovo arrivato Stefano Amadio, prelevato in settimana dal Teramo, parte dalla panchina. 4-2-3-1 per Tiozzo con Benedetti out, 6 punti sul sopracciglio destro per lui, spazio a Santeramo in difesa, dietro la prima punta Dorato, il tridente è composto da Bugaro, Margarita e Angelilli. Parte con il piglio giusto la formazione di casa, che dopo un paio di buoni spunti di Villanova, uno dei quali costa il giallo ad Arapi, sfiora il vantaggio al 19esimo con Massa che riceve da Pedalino, la percussione in area, il sinistro che termina di poco oltre la traversa. Al 23esimo ci prova Pepe con un rasoterra dalla distanza sul quale si distende impresa Avella. Un minuto più tardi problemi per il Matelica, costretto a sostituire anzitempo Angelilli per un problema muscolare con Franchi. Ma è ancora il Pineto a fare la partita. Al 26esimo Villanova fa partire un ottimo cross dalla sinistra. Avella in uscita toglie letteralmente la sfera dalla testa di Marianeschi, pronto a colpire. La reazione del Matelica sta tutta in una conclusione dalla distanza di Pignat, sulla quale si immola Pepe. Il Matelica soffre il pressing sempre alto dei giocatori del Pineto, che bloccano le fonti di gioco matelicesi e al 32esimo si fanno ancora una volta pericolosi. Fortunato, ottimamente assistito da Villanova da una parte e Massa dall'altra, calcia però in maniera imprecisa con la sfera che termina al lato. 3 minuti più tardi è invece il mediano ad aprire per l'esterno, ma Massa ci arriva con la punta del piede e Avella può bloccare. Il Pineto chiude la prima frazione avanti con un diagonale di Della Quercia, sul quale la difesa si salva in corner. I biancazzurri locali raccolgono ciò che di buono hanno seminato nel corso della prima frazione in avvio di ripresa, al quinto con una bella azione corale che porta al vantaggio di Villanova. Traversone di Marianeschi e colpo di testa ribattuto di Pedalino, la sfera giunge a Massa sul primo palo, che imbecca alla perfezione Villanova per il meritato vantaggio locale. Rivoluziona la squadra Tiozzo operando 3 cambi in 10 minuti, ma la musica non cambia ed è il Pineto al 18esimo a sfiorare il raddoppio su azione d'angolo. Avella prolunga come può la traiettoria insidiosa pennellata da Marianeschi, con Pedalino che sbilanciato spedisce fuori bersaglio. Break del Matelica al 24esimo con il colpo di testa di Cuccato che termina alto, ma è troppo poco per una squadra ambiziosa, fotocopia sbiadita di quella che ha battuto la Vastese 7 giorni fa, così come un altro sembra il Pineto, che al 28esimo confeziona il raddoppio grazie allo stacco imperioso di Capitan Pomante a mettere dentro il corner di un buon Marianeschi, che al 31esimo lascia il posto al neo arrivato Amadio. Il classe 89, all'esordio in biancazzurro, entra in campo con personalità, posizione centrale per lui, con Fortunato che va a fare la mezzala. Nel finale, anche in vista del turno infrasettimanale a Forlì, spazio per l'esordio di due giovanissimi classe 2000, Porrini e Camplone, e proprio quest'ultimo da il là all'acuto finale del match, imbeccando al 43esimo Mancini che sfiora la terza rete. Festa biancazzurra per il Pineto, che riscatta la partenza falsa con una buona prestazione e i primi 3 punti della stagione. Un passo indietro per il Matelica, chiamato a riscattarsi già da mercoledì, quando il Pineto invece sarà di scena a Forlì. Pareggio per il Giulianova, che non molla e acciuffa il pari al 93esimo. Giallorossi sempre all'attacco ma imprecisi al tiro, vanno sotto su punizione e impattano su rigore con Tozzi Borsoi. Altri 2 penalty falliti, uno per parte, nel primo tempo. 1-1 dunque il finale del Fadini, il servizio.
Partita intensa e piena di emozioni al Fadini tra Giulianova e Castelfidardo. Per veder maturare l'1-1 finale si è dovuto attendere fino al 92esimo, quando Tozzi Borsoi ha trasformato dal dischetto per pareggiare la splendida punizione di Radi nel primo tempo. E Torre, in panchina al posto dello squalificato Stallone, fa partire i suoi con il 4-3-3, al quale Pazzaglia risponde disponendo i biancoverdi col 4-3-1-2. La prima grande occasione è per i giallorossi, che ci provano con Fuschi dagli sviluppi di un corner. Il Giulianova cerca di prendere da subito il controllo della gara, ma senza le sponde degli attaccanti c'è poco sviluppo sulle fasce, mentre i marchigiani non trovano verticalità nella ripartenza. Al 21esimo il primo brivido, D'Ercole trova la gamba di Antonelli, calcio di rigore sul quale Sciba si supera contro Lignani. Passano pochi minuti e dall'altra parte Trillini atterra Di Paolo in area, ma stavolta a sbagliare è Tozzi Borsoi, provando un cucchiaio che Battaluccio blocca senza problemi. Solo due minuti e al 28esimo Radi trova un capolavoro su punizione da 25 metri col sinistro per l'1-0 del Castelfidardo, che lascia di stucco il Fadini. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e la gara si incattivisce. Il tema tattico della stessa diventa sempre più chiaro, in quanto il Giulianova si stabilisce nella tre quarti del Castelfidardo, che di buon grado abbassa il baricentro per poi colpire con la sua rapidità sulle fasce. L'offensiva giallorossa nasce sempre da Tozzi Borsoi, che al 58esimo colpisce di testa di poco al lato e al 69esimo spizza per Di Paolo, che sfiora il palo da buona posizione in area di rigore. Il sipario rischia di calare prima, quando direttamente da un rinvio di D'Ercole, che con due buoni dribbling ha potuto liberare il sinistro, stampa poi l'isosfera sul palo interno. A questo punto i giallorossi ci credono ancora, passando al 3-4-3, e dopo una serie di piazzati convulsi arriva il rigore che batte ancora Tozzi Borsoi. Si prende la responsabilità e lo manda a segno, stavolta spiazzando Bottaluccio per l'1-1 finale. Da una squadra giallorossa all'altra, dal Giulianova Francavilla tradito a Campobasso dalle distrazioni difensive, prende tre reti su altrettanti calci da fermo e nel finale resta in 10 per l'espulsione di Cruz. Campobasso batte Francavilla 3-2 il servizio. Il Campobasso batte 3-2 un Francavilla molto ostico, capitalizzando al massimo tre calci da fermo. Mandragora, rispetto alla prima di campionato a Monte San Giusto, rivoluziona l'organico, cambia mezza difesa e gioca con un 4-3-2-1. Tanto ancora da migliorare sotto il profilo del gioco e degli equilibri di squadra, ma con l'assistenza delle vittorie probabilmente migliorare le imperfezioni diventa più semplice. Si gioca di fronte a poco meno di 1000 spettatori, una manciata da Francavilla. Partita diretta da Angiolari di Ostia. Giornata caldissima, colpo d'occhio di Selvapiana spettacolare, colorato di rosso-blu, un quadro che sinceramente rincuora. Prima sortita locale di Lupi Passano, al quarto è Giacobbe che indovina, il destro vincente su cui nulla può Spataro. Selvapiana esplode di gioia, inizio migliore non poteva avere la squadra di Mandragora, che sciupa il raddoppio solo due minuti più tardi. Al sesto spettacolare, la palla messa in mezzo da Giacobbe su cui Sec non va troppo deciso, altrimenti sarebbe stato un facile raddoppio. Al decimo ancora Secchi indemoniato, intercetta un passaggio scellerato di un difensore ospite, si fionda sul portiere avversario che rimedia facendosi anche male. Gioco fermo, ma non viene fischiato un fallo al Francavilla. Nella prima vera occasione ospite il gol del pari, tra l'altro da fermo. Al 17esimo è Palumbo che prende la mira e sorprende Esposito sul suo palo. Abruzzesi sul pari e che sembrano prendere coraggio dalla rete. Al 19esimo azione veloce condotta da Mele che allarga per la corrente Banegas che va di poco alto sopra la traversa. Il pareggio tuttavia non dura troppo, bravi i rossoblù a sfruttare le palle da fermo. Al 26esimo angolo di Dadalt, con forza si inserisce di testa Sec che fa 2-1. Partita godibile, senza soluzioni di continuità, ci prova per gli ospiti. Al 29esimo Banegas, Esposito alza sopra la traversa, il Campobasso si fa intercettare un passaggio. Al 37esimo riparte veloce il Francavilla con un contropiede in superiorità numerica concluso dal tiro di Mele di un soffio fuori con tuffo di Esposito. Il Francavilla chiude in crescendo, leggermente confusionaria la manovra del Campobasso. Un solo minuto di recupero, nessun cambio per i tecnici Mandragora e Rachini alla ripresa dei giochi. Al secondo pericolo ospite con allocca troppo morbido su Banegas che trova l'opposizione di Esposito. Al 14esimo contropiede di Dadalta, al momento del cross deviazione forse scomposta e con un braccio di Bosco, è tutto regolare per il direttore
di gara. Battuto l'angolo, gran torsione di Improta che non inquadra la porta, ma il pubblico dimostra di apprezzare. Al 17esimo buona azione condotta da Improta che si libera bene al tiro ma trova la parata di Spataro. Improta sicuramente fra i più positivi della ripresa. Al 22esimo trova la classica ciliegina sulla torta, punizione di Danucci, torre di Antonelli e gol agevole di Improta per il 3-1 che fa impazzire la Nord Scorrano e mette una seria ipoteca sul primo successo stagionale. La gara però non finisce mai. Al 25esimo il gol di mezza rovesciata di Bosco del Francavilla ex di turno dopo un pallone allontanato dall'area rossoblu da Diop, tutto in bilico ad una ventina di minuti dalla fine. Mandragora poi estromette anche Sec per inserire Minchillo ad una manciata di minuti dal termine. Francavilla che rimane in 10 al 42esimo quando Cruz ha una reazione scomposta in area su Dorsi. Rossoblu in vantaggio di un uomo nei minuti finali. Finisce con la prima vittoria stagionale del Campobasso che annulla la penalizzazione e colloca i rossoblu ad un punto in classifica. Giusta la festa fra squadre e tifosi mercoledì, prima infrasettimanale dell'anno sul campo del Sant'Arcangelo di Romagna. Siamo quasi in chiusura, vediamo i risultati di Eccellenza e Promozione. Eccellenza angolana Renato Curi Chieti 0-1 e poi Nero Stellati Delfino Pescara 0-1, Miglianico Nereto 1-2, Capistrello Spoltore 3-1 e poi ancora Penne Torrese 1-1, Amiternina San Buceto 1-3, Ponte Vomano Martinsicuro 1-2, Alba Adriatica Paterno 3-2, Cupella Acque Sapone 2-2. Vediamo la promozione, girone B, Lanciano Vola terzo acuto davanti a Gautieri, Villa 2015 Lanciano 1-4, Ortona San Salvo 2-5, River Chieti Scafa 1-1, Bagicalupo Vasto Fater Angelini 0-1, Raiano Sulmona 0-0, Passo Cordone Fossa Cesia 1-0, Sant'Anna Casolana 4-0, Casalbordino Piazzano 1-1, Val di Sangro Bucchianico 0-0. Vediamo il girone A. Pucetta Morrodoro 0-0, Angizia Lucoro Setana 2-2, Castelnuovo Vomano Mociano 2-1, Montori 88, Torno in parte 2-0, Piano della Lente San Gregorio 0-0, Fontanelle Borgo Santa Maria 2-3, Nuova Sant'Egidiese Sant'Omero 2-1, Sportland Celano Tossicia 0-0, Mutigliano Real Atria 2-1 e chiudiamo con il ciclismo. Ieri grande giornata per il Matteotti di Pescara, Urlo Ballerini, Ciccone cede solo nel finale, Ballerini che aveva vinto il Memorial Pantani sabato fa il bis e taglia per primo il traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi. Ascoltiamolo al microfono di Jacopo Forcella. Davide Ballerini, complimenti per questa vittoria al trofeo Matteotti. Dicevi poco fa, doppietta, ieri Memorial Pantani, oggi trofeo Matteotti per una squadra, Landroni Giocattoli, che ci teneva molto a questa corsa e soprattutto alla Ciclismo Cup. Certo, siamo riusciti a vincere sia ieri che oggi grazie a una fantastica squadra, direi più che squadra una grandissima famiglia. In ammiraglia con te c'era ovviamente Alessandro Spesaretti che queste strade le conosce molto molto bene ed è chiaro che è una vittoria che vale doppio sulle strade d'Abruzzo. Certo, Spezia è da metà anno che mi dice che ci tiene a far bene a questa gara e di sicuro vincere una gara in casa del nostro direttore sportivo non è stata la cosa più facile, ma ce l'abbiamo fatta. E siamo in chiusura, domenica il mondiale di ciclismo a Innsbruck, vedete il titolo in basso, ci sarà l'abruzzese Cataldo, il miglianichese convocato dal commissario tecnico Cassani, Ciccone spera un giorno vorrei esserci. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi, il primo della settimana con Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale. Poi vi ricordo questa sera alle 21 in diretta come sempre dai nostri studi con Enrico Rocchi e Replay per parlare del Pescara e della gara del turno infrasettimanale di domani sera allo stadio Adriatico alle 21 con il Crotone. Buona giornata.